Ci ritroviamo con il nostro appuntamento, con il punto e con un po' di novità, al di là ovviamente di ciò che vedete alle mie spalle, che non è più la consueta scenografia, non si tratta più della solita biblioteca, un insieme di libri, anche se i libri costituiscono ancora il centro dell'attività di ricerca e punto fondamentale delle notizie che vi saranno fornite anche nei prossimi appuntamenti, nei video successivi. L'invito però questa volta è a guardare tutto il video, compresa tutta la parte finale, anche perché le segnalazioni che arrivano da parte vostra, i link utili o magari le notizie curiose che non riescono ad entrare per non essere troppo dispersiva all'interno del video, ebbene saranno una sorta di chicca di pillola che sarà messa proprio alla fine dei video del punto. Per cui guardatevelo tutto e sino alla fine. Cominciamo però con questa attuale puntata e in un certo senso parliamo di bene e male, per meglio dire, parliamo di Europa, Europa sì, Europa no, quale Europa? E però lo facciamo con un interlocutore veramente privilegiato. È notizia di attualità l'inaugurazione della stazione di Torino Porta Susa, con un fassino che si porta immediatamente la mano al petto nel momento in cui Mario Monti, ormai primo ministro uscente, parla di Europa. Il calcare l'attenzione sull'immagine europea, se chiaramente da parte del primo ministro non risulta una novità, ha soprattutto un significato particolare. Perché ci decide, ci dice chi è che decide? Ci dice che non conta il territorio e che non contano i cittadini, le persone. Il potere ha deciso e nessuno può elevarsi al rango di quell'elite che appunto ha deciso di imporre il TAV. Mi credete esagerata? No, aspettate la fine del video. Utilizzerò le teorizzazioni di Monti. Vi indicherò alcuni dei suoi artifici comunicativi, vi dimostrerò il suo obiettivo e lo farò, badate bene, con le sue parole, quelle riportate in questo libro, La democrazia in Europa, scritto con Sylvie Goulard. E voglio partire proprio dall'alta velocità, proprio dal TAV, usando le parole di Monti. Il movimento No TAV, che in Val di Susa ha manifestato contro il progetto della linea ad alta velocità Torino-Parigi, ad esempio, non si chiedeva se le decisioni che contestava fossero state prese secondo procedure legittime. Beh, a questo proposito, immagino che anche la procedura per lo sgancio della bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki fossero state fatte con procedure legittime. Prosegue Monti. Ognuno si proclama alla pari di chi prende le decisioni. E lo fa con piglio accalorato, criticando aspramente chi osa proclamarsi alla pari di chi prende le decisioni. Signor Monti, lo dice la nostra Costituzione che la sovranità appartiene al popolo e che quindi non solo i cittadini possono proclamarsi alla pari di chi prende le decisioni, bensì sono i cittadini che dovrebbero prendere le decisioni. Ma è facile capire che considerazioni ha questo personaggio della Costituzione e della sovranità in senso ampio e più nello specifico della sovranità nazionale e di quella monetaria, dal momento che in più punti del libro traspare l'idea di questo governo mondiale, ovviamente, aggiungo io, un governo mondiale retto dalle organizzazioni come la Trilaterale, come il Bilderberg, come l'Aspen, con cui Monti ha collaborato o ancora collabora. Vediamo però nello specifico alcune considerazioni per capire cosa ha in testa Monti e chi lo sostiene elettoralmente o comunque chi gli porge la mano. O meglio, non dimenticandoci che tipo di poteri esprime e rappresenta, vediamo qual è l'idea che ha di noi, del nostro futuro e della nostra libertà. È tempo di far valere l'idea, dice Monti, che l'esercizio congiunto della sovranità può solo migliorare le nostre performance collettive. Cioè, affinché l'Europa sia potente, gli stati devono cedere la loro sovranità. Bisogna rinunciare a pensare al proprio paese, dobbiamo sentirci tutti europei. E ancora,
Siamo a tal punto dominati dal riflesso nazionale da sentire più vicini individui ideologicamente contrapposti a noi, ma che vivono nel nostro paese di origine? Ecco la mostruosa leva del divide et impera. Insistere sul muro delle ideologie per tenerci divisi, per continuare a farci litigare fra di noi, mentre loro impongono la loro ideologia, quella di un europeismo che è basato sui mercati, sulla grande finanza internazionale, basato sul dio denaro, rispetto al quale va sacrificata appunto la sovranità popolare. Più volte nel libro si parla di quanto sia necessario cedere questa sovranità all'Europa. Ma il punto cardine, quello di cui non ci parlano mai, è quello della pianificazione avvenuta a tavolino della sottrazione di potere ai popoli già a partire dal 1970, quando l'Europa era ancora a sé, quando ancora c'era la CE. Tutto scritto nero su bianco sul rapporto intitolato sulla realizzazione per fasi dell'Unione Economica e Monetaria di Pierre Werner, ricordo 1970. Nessuna naturale tendenza verso quella che poteva essere un'Europa dei popoli, ma un piano ben calcolato a tavolino per trasferire le sovranità nazionali ad un livello europeo, per un'unione che, lo dicono loro, già nel 1970, monetaria ed economica. In barba all'articolo 1 della Costituzione, ora Monti affonda il comune sentimento di tanti cittadini italiani verso il proprio paese, sostenendo che, attenzione, servono reazioni più energiche alle provocazioni di taluni nazionalisti che in altri tempi sarebbero caduti in guerra a 20 anni e che oggi invece possono concedersi il lusso di passare le giornate a vilipendere l'Europa. È un insulto all'intelligenza di chi non condivide le mire europeistiche della grande finanza. Per rinforzare il concetto che sovranità popolare e quindi monetaria nazionale è male, Monti realizza un'abile manipolazione mentale. L'essenziale, dice, è che la democrazia non si ritrovi più a essere sacrificata come accade oggi quando si parla di singoli stati. Allora, una frase di questo tipo induce a far coincidere il lettore con l'idea di stato uguale antidemocratico. È una realtà dunque quella statuale, quella dei singoli stati, che sacrifica la democrazia. Stato non democratico ed Europa uguale invece a democrazia. Ma non basta. Gli europei devono prendere coscienza, dice Monti, del fatto che attribuire un valore eccessivo al principio astratto della sovranità degli stati significa minare le fondamenta dei diritti umani. Quindi di nuovo, Stato minaccia ai diritti umani. Ogni singolo Stato è una minaccia ai diritti umani. Torna di moda questo termine che tanto spesso utilizzano anche, come dire, per esportare guerre. Per Monti, inoltre, è necessario persuadere i cittadini e fare leva sulle emozioni perché questa Europa, la loro Europa delle banche, abbia successo. Il culmine della manipolazione del lettore, però, arriva con la citazione del Faust di Goethe, dove Mefistofele sostiene che il maligno, con la M maiuscola, è lo spirito di negazione. Quindi negare questa Europa della grande finanza sarebbe dunque maligno. E a sostegno di questo, Monti ci ricorda che da alcuni anni un clima nefasto sta dissestando l'Europa. E incalza gli europei dicendo che, attenzione, le critiche vanno mosse con misura e giudizio, prendendo coscienza del fatto che siamo di fronte a un fenomeno nuovo, come ha acutamente osservato, guarda un po', il finanziere americano George Soros, le cui riflessioni, dice Monti, sono sempre stimolanti. È vero, è verissimo, almeno Soros arriva al cuore del sistema e non lo nasconde come fa Monti. Soros, nel suo libro Financial Turmoil in Europe and the United States, lo dice senza mezzi termini. L'euro esiste e il suo collasso provocherebbe perdite incalcolabili al sistema bancario. Sistema bancario, ci siamo,
Basta con le balle di una ideologia europeista che è falsa ed è truffaldina, che ha come unico scopo quello di alimentare le banche. Ecco il punto di perfetta sintonia fra un Monti e un Soros, la grande finanza internazionale. A loro non importa quanti imprenditori, quanti pensionati, quanti giovani si tolgono la vita, non importa quante attività chiudono, quanti lavoratori vengono sbattuti per strada, non importa la disperazione dei popoli, non importa il collasso degli stati. A loro importa il monopolio delle banche e del sistema finanziario internazionale. E rispetto all'euro parla molto chiaramente il ministro finlandese per gli affari europei, Stubb. L'euro è un sistema darwiniano, è la sopravvivenza del più forte e i mercati alimentano questo stato di cose. Sarà per questo allora che fra il 2008 e il 2011 alle banche europee sono state regalati 1.600 miliardi di euro, pari al 13% del prodotto interno lordo dell'intera Unione Europea. E nel mentre, i popoli dei paesi membri dell'Unione Monetaria, per salvare l'euro e per salvare le banche, perdevano tutto, persino in troppi casi, la dignità della vita. Facciamo quindi attenzione quando tentano in ogni modo di inculcarci l'idea che questa Europa, quella delle banche, è un bene. Ci stanno rendendo schiavi della loro idea di Europa a ogni costo, prigionieri di un'ideologia dannata che ci condanna. Si abbia il coraggio di rifiutare le loro catene. Immaginare una nuova Europa fatta di popoli sovrani che collaborano e cooperano fra di loro si può. Pretendere di mandare al diavolo questa Europa della grande finanza e lavorare per un nuovo futuro per il nostro paese e per noi stessi è alla nostra portata. Rifiutiamo l'inganno quindi e rifiutiamo anche tutti coloro che sostengono e che continueranno a dirci che non c'è altra soluzione. Esistono altre soluzioni, ma passano tutte attraverso le idee e le azioni delle persone che sono e saranno veramente migliori.